Se seguite anche solo una di quelle pagine meme dal dubbio umorismo, oltre ad essere un po' masochisti, avrete notato sicuramente che ogni 3 o 4 post appare il faccione di qualche ragazzo che vive a Dubai e che vi invita ad approfittare dei suoi favolosi metodi per fare soldi. In questo ultimo periodo il più presente e audace è Mattia Ruta. Ma chi è? E perché non fa altro che invitarvi a seguirlo e a cliccare il link nella sua bio? È un ragazzo classe 2002, ha iniziato come blogger su YouTube nel 2015, raggiungendo i 40.000 iscritti. Ma scommetto che i più non lo conoscono per questo. Mattia da circa un anno istruisce le persone sulle modalità e i metodi attraverso i quali aprire il proprio e-commerce di successo. Per chi non è bravo con l'inglese, un semplice negozio online. Ovviamente Mattia Ruta non è l'unico a proporre questo genere di cose. L'ho preso come esempio dato che è quello che mi capita più spesso sotto gli occhi. Ci sono altri cosiddetti guru molto più sfacciati nel proporvi il loro metodo per diventare ricchi, ma mai insistenti quanto lui. Dove abitano e dove pagano le tasse non è poi così importante, che sia Dubai o qualche altro paradiso fiscale. Quello che ci interessa è cosa vendono e come lo vendono. Vi sapete anche che questa chiamata di sessione strategica di 40 minuti con me o con il mio team sarà una delle più importanti cose che ti capiteranno quest'anno. Ovviamente il modo in cui tutti si presentano è molto simile e ricorda qualcosa di familiare ai nostri nonni e genitori, le televendite. Parlano direttamente allo spettatore, cercando di convincerlo del fatto che in un mondo di squali loro sono realmente lì per aiutarlo, per insegnare qualcosa che svolti la vita. La scuola non insegna nulla di realmente utile, loro sì. L'unica cosa che dovete fare è sposare il loro mindset e cliccare quel link in bio. Non è l'unico modo con il quale però si sponsorizzano. Ci sono anche clip di trend su TikTok storpiati o pubblicità condite da decine di testimonial dalle dubbie qualità attoriali. Ehi Siri, oggi ho fatto 2K. Come fai? Ho seguito Mattia Ruta, l'unico che possa nome e cognome dei suoi studenti. Figo. Seguilo. Quanti soldi hai sul tuo conto in banca? Guarda, non te lo posso dire precisamente, però siamo su 50. 50 euro è un po' poco. No, 1000. Scusa, come fai a avere così tanti soldi? Ho seguito dei corsi di Mattia Ruta e ho aperto il mio e-commerce. La promessa che appare sui loro siti però è ben diversa, molto più umile e priva di sensazionalismi. Ma avendoli visti ormai praticamente ovunque, la gente si è iniziata anche un po' a stancare e alcuni intelligentemente hanno sfruttato subito questa cattiva pubblicità a loro favore. La cattiva pubblicità è sempre pubblicità. Ok, ma oltre a tanti sogni e speranze, cosa vogliono venderci questi personaggi? Ci sono vari tipi di corsi che vengono proposti, da marketing a crypto e forex, ma la maggior parte dei guru in questo periodo si professa esperta di e-commerce. Quello che insegnano si chiama dropshipping. Consiste nella maggior parte delle volte nel prendere un prodotto da AliExpress a un paio di euro e rivenderlo a 10 volte tanto sul proprio sito Shopify, per poi sponsorizzarlo su vari social, compreso il profilo TikTok. Una cosa che sulla carta può essere davvero remunerativa e che chiunque può fare. Ma allora, perché non continuare con il proprio e-commerce visti i numeri assurdi invece di insegnare ad altri come farlo creando solo più competizione? Beh, i margini sui corsi sono nettamente più alti, la mole di lavoro è minore e la potenziale clientela ancora più vasta. Sembra ci siano più venditori di corsi che effettivamente negozi di successo. Tutti questi guru che vediamo in Italia seguono le orme di americani che sono ormai anni che promuovono se stessi e i loro corsi nei modi più disparati e controversi. Tai Lopez è sicuramente uno dei primi e più noti con la sua serie nel garage. Sono tutti lì pronti a vendere un grosso e grasso sogno ad ogni tipo di persona. La strategia che usano per convincerti però è sempre la stessa ormai da anni. Step 1. Attirare le persone con una pubblicità accattivante, non importa se completamente esagerata e fuorviante. Sulle varie pagine Instagram troviamo interviste per strada, post sulla libertà finanziaria e clip motivazionali che vi invitano ad abbandonare la rat race per diventare padroni del vostro successo. Viene detta qualsiasi cosa. L'importante è fare in modo che chi le guarda clicchi quel maledetto link in bio. Step 2. Una volta che l'utente è arrivato sul sito web in questione, bisogna regalargli qualcosa. Un video, una chiamata, un corso gratuito o addirittura un ebook. L'obiettivo però non è rispondere alle sue domande, ma farlo incuriosire ancora di più. Lo scopo di questi regali è raccontare la storia del guru, tra fallimenti e problemi, e soprattutto far leva sulle insicurezze. E ancora far credere che ci sono soldi per tutti in questo business, e che chiunque con le giuste dritte può fare successo.
Però attenzione, non viene mai detto che esista una strada facile. Ci vuole lavoro e dedizione. Pensiero un po' in contrasto con ciò che viene presentato inizialmente tramite le pubblicità. Ma almeno così, in caso di fallimento, il guru è libero da ogni responsabilità. Non è lui che ha venduto fuffa, ma sei tu che non hai applicato bene gli insegnamenti. Inoltre, più lungo è il corso o la chiamata iniziale, e più il venditore ha modo di creare una relazione e convincerti che lui può realmente aiutarti. Spesso vengono mostrate anche testimonianze di persone che grazie al suo aiuto hanno risolto economicamente la propria vita. Che siano vere o meno non ci interessa. L'ultimo punto riguarda la falsa esclusività. Bisogna far sembrare che il prodotto sia limitato o che abbia una scadenza, così da mettere fretta al compratore. Quando in realtà non ci sono limiti e il venditore punta a più clienti possibili. Step 3. Vendere un prodotto più completo. Che sia appunto un corso o un coaching online, l'importante è che l'utente sia convinto ad aprire il portafoglio. Ma non finisce qui ovviamente. Molti continuano a proporre corsi aggiornati e formazione più specifica ed esclusiva, per continuare a spillare soldi a chi già è stato convinto. Ormai da anni in America questi tre step sono la base di ogni guru. Di recente sono stati assimilati anche dai guru italiani. Chiaramente ognuno li applica a modo suo e li sfrutta come meglio crede, a seconda del proprio scopo. Con questo video non voglio assolutamente dire che tutto il mondo dei formatori e guru sia una gigantesca truffa, che questi corsi non insegnano nulla e che i loro profitti con l'e-commerce siano falsi. Anzi, spesso le conoscenze acquisite si rivelano anche valide. Ma vista la quantità di persone che si reputa esperta e i modi in cui si sponsorizza, tutto il settore della formazione sull'e-commerce va a perdere parecchia credibilità. In più, siamo sicuri che quelle che vendono nei loro corsi non siano informazioni prese a loro volta da guru più esperti o che possiamo trovare gratuitamente online, magari su YouTube stesso? C'è sicuramente da farsi questa domanda prima di spendere centinaia, se non addirittura migliaia di euro per un corso. Visto che mentre realizzavo questo video è uscito quello di un altro ragazzo che tratta dello stesso argomento e che parla meglio di tutti gli ADV e di un po' di testimonianze trovate online. Ve lo linko qua sotto, dategli un'occhiata. Se ci si vuole affidare a qualcuno per iniziare il proprio business, bisogna prima assicurarsi che il metodo con cui lui ha guadagnato non sia esclusivamente tramite la vendita di corsi e che sia una persona competente nella formazione. Spesso molti guru operano in una zona grigia, promesse concrete non ne fanno, ma ci inondano di testimonianze tipo "guarda, il mio studente ha appena fatto 12.000 euro in un mese", facendo credere però che il processo sia semplice e immediato. Ma non si può seguire alla lettera tutto quello che dice un corso e boom, all'improvviso diventare milionario. Non sta a me giudicare la validità delle informazioni vendute in questi corsi. Spero solo di avervi chiarito le idee e dato i mezzi per valutare più attentamente ciò che viene proposto da questi guru. Ah, e siccome io non guadagno con l'e-commerce e non voglio vendervi nessun corso, ho attivato il tasto join sul canale. Così con un piccolo abbonamento potete supportare me e le persone che ci stanno lavorando, in cambio di video senza pubblicità, in anteprima e qualche backstage. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e noi, come sempre, ci sentiamo al prossimo.